Allora, ho un paio di cose da dire prima di iniziare effettivamente il video. La prima è questa, ok? Era importante prendere i 3 punti. Ci teniamo assolutamente il risultato. Sulla prestazione ci sarà da lavorare, perché è stata una partita non spettacolare, questo lo abbiamo visto tutti, non c'è bisogno di ripeterlo. La seconda cosa, non dirò più cortomuso sulle vittorie per 1-0, comunque per un gol di scarto. Proprio perché ci ho ragionato un po' in questo periodo e mi sono veramente accorto che decontestualizzare tutto quello che è stato il ragionamento di Allegri, il discorso di Allegri sul cortomuso, ci ha fatto un po' male, è stato un po' dannoso per noi tifosi della Juventus. Quindi probabilmente non è stata corretta questa cosa. Abbiamo vinto 1-0, punto. La terza, e credo di doverla ai tifosi della Fiorentina, è questa. L'anno scorso finisce Juventus-Fiorentina 0-3. E per la prima volta nella mia vita mi sono permesso di dire che mi sono sentito penalizzato da tante decisioni arbitrali, che comunque la Juventus aveva perso più per demeriti suoi, ma che tante cose della direzione arbitrale non le avevo comprese. Quest'anno invece la vinciamo, la stessa partita, e voglio quindi analizzare alcuni episodi che sono rimasti lì lì, che sono e saranno sicuramente sulla bocca di tutti in questa settimana, che sarà anche di pausa nazionali. La prima è il rigore non rigore, il check del VAR che è stato effettuato a fine del primo tempo. Sostanzialmente, secondo me, lì la decisione è corretta, perché di solito il rigore lo dai in quell'occasione se provi ad aumentare il volume del corpo. Quindi se Danilo avesse fatto questo movimento, probabilmente il rigore da segnare, era da segnare, sarebbe stato corretto. In questo caso invece Danilo cerca di ridurre il volume del corpo, poi la palla impatta sì sul braccio. Se ho capito bene, la nuova direttiva, il nuovo regolamento aggiornato post anno di Sarri, dove veramente in quell'occasione se la beccavi con la mano dava un calcio di rigore, se cerchi di ridurre il volume del corpo è corretto non dare rigore. Ho qualche dubbio invece sull'espulsione di Milenkovic, perché in diretta mi è sembrato assolutamente un fallo da punire con l'ammonizione, poi non avevo capito che fosse Milenkovic e quindi già ammonito. Quando ho visto il rosso ho detto oh, wow, cavolo, figata. Quindi in diretta mi sembrava di sì. La prima volta che fanno vedere il replay, invece, non mi sembra che ci sia il tocco di Milenkovic su Chiesa. La terza, invece, mi pare che un lieve tocco ci sia, ma che sia molto Chiesa andare a cercare il contatto e quindi l'espulsione. Dico che bisognerà rivederla adesso, quindi è appena finita la partita. Non so se effettivamente è stato toccato, però lasciatemelo dire, dato che ultimamente mi sto un po' sfogando su de delle mancanze, secondo me, logiche, delle falle logiche all'interno del regolamento. Se puoi andare a rivedere al VAR un rosso diretto, non vedo perché tu non possa andare a rivedere un secondo cartellino giallo che poi si traduce in rosso, perché poi alla fine la finalità è la stessa. Io capisco che eventualmente si perderanno più minuti di gioco, però ti toglie anche una buona parte di polemiche, una buona fetta di polemiche, perché poi nel caso sei te ad aver sbagliato e sei te che devi assumerti la tua responsabilità. Conclusa la gestione degli episodi arbitrali, e ripeto, non mi piace fare le moviole, non mi piace dire la mia sugli arbitri, proprio perché mi piace più parlare di calcio, ma dato che c'erano stati 2 episodi del genere e che l'anno scorso mi ero azzardato a tirare in ballo l'arbitro all'interno della sconfitta, mi sembrava doveroso farlo. C'è OneFootball da scaricare gratuitamente qui sotto in descrizione, fatelo assolutamente, anche perché adesso andiamo a analizzare la partita un po' più nel numerico, nello statistico. Gratis OneFootball per capire, intanto vedere anche queste statistiche e vedere quelle che saranno le parole dei protagonisti nel post partita, quelle di Allegri, quelle dei calciatori, anche quelle di Italiano, ed eventualmente capire se l'analisi che ho fatto sugli episodi arbitrali è corretta oppure no. OneFootball gratis in descrizione. Una partita in cui si è giocato il pallone un po' per uno, quasi il 50% del possesso per entrambi, una partita che fino al 60esimo, forse 70esimo minuto di gioco aveva visto uno se non due tiri in porta in totale tra Juve e Fiorentina. Poi Fiorentina, secondo me, ha gestito molto bene la palla, soprattutto nel primo tempo, mi aveva anche abbastanza convinto, poi non si era mai resa pericolosa. Fiorentina conclude la partita con 6 tiri totali e un tiro nello specchio della porta della Juve, la Juve con 13 tiri totali e 3 tiri nello specchio della porta della Fiorentina. Non è stata la partita più spettacolare dell'anno, immagino che chi si è guardato il derby di Manchester oggi sarà stato più contento di vedere una partita del genere, ma come ben sapete a me non interessa tanto quanto è spettacolare una partita. Però sapere che abbiamo una squadra che inizia a tirare in porta al 70esimo, un po' di fastidio me lo dà, soprattutto perché abbiamo visto qualche giorno fa una Juve arrembante in Champions con lo Zenit. Ma non sono sorpreso di questo, ve l'avevo detto anche subito dopo, secondo me quella partita rimarrà una partita a sé,
perché è stata una partita nervosa dovuta dal ritiro, la voglia di dimostrare, far vedere che non si era scarsi, e in più se ci aggiungiamo in un contesto, lo Zenit in un girone di Champions che veramente avevi praticamente già passato, gli bastava un pareggio, quindi non c'era niente da perdere e si poteva giocare più leggeri. Io ho quasi la sensazione che questa squadra non riesca a convivere con la pressione e con la tensione. Poi si doveva dare continuità a quella formazione, proprio per quello avrei dato continuità a quella formazione, per vedere se era stato un caso oppure no. Non si è potuto dare continuità perché Szczęsny si è fatto male, ha giocato Perin, Bonucci si è fatto male, doveva giocare Chiellini, si è fatto male anche Chiellini, ha giocato addirittura Rugani. Concludere zero tiri, un tiro in porta subito e zero gol subiti con Rugani è già una vittoria per quanto mi riguarda nella fase di non possesso palla. L'unica cosa davvero che non capisco è Rabiot. Io non voglio fare un processo alle intenzioni, l'ho detto anche nel prepartita, se Allegri avrà optato per Rabiot invece che Bernardeschi ci avrà avuto i suoi motivi, anche perché fino a qualche mese fa pensare di dover sperare in Bernardeschi titolare era qualcosa di veramente impossibile da pronosticare. Io però credo che veramente Rabiot abbia fatto il suo corso, soprattutto all'interno di questa, di questo schieramento tattico. Io non riesco a innamorarmi di Rabiot. Poi l'atteggiamento è più l'atteggiamento che le giocate, perché io so che Rabiot non è un giocatore da giocate, non è un calciatore di fino, non è un calciatore di fantasia, ma ci sono dei momenti nelle partite, anche ieri aveva prima aveva sto pallone alto, era in vantaggio, gliela prende Bonaventura nello slancio, cioè sono cose che mi mandano veramente fuori di testa. Morata, ne parleremo anche domani nelle pagelle, ha sbagliato qualche occasione, sì, ha fatto la classica partita di sbattimento, sono quei 2-3 punti che continuano a girare, a tornare, per il resto bene, una cosa da sottolineare, cioè bene, i giocatori singolarmente non hanno fatto chissà quali errori, Chiesa immenso, infinito ancora una volta, ragazzi, la voglia, la rabbia che ci ha messo Chiesa, la qualità di Dybala. Poi ci è mancato qualcosa, perché ci è mancata la velocità di esecuzione, una cosa che ci è mancata tantissimo è il cercare di stare corti, come avevamo fatto invece in Champions, perché quando attaccavamo i difensori erano sempre a metà campo, se non nella tre quarti avversaria, eravamo sempre corti. Oggi eravamo lunghi in tutti i reparti, in fase di possesso o di non possesso, quando si difendeva i reparti lontani, un po' di confusione anche, vi chiedo con che modulo abbiamo giocato in fase di possesso, in un possesso 4-4-2, lo sappiamo, in possesso ogni tanto c'era Chiesa a destra, Chiesa a sinistra, e un po' sembrava che facessero il 4-2-3-1, e un po' sembrava un rombo con Dybala tra le linee davanti Chiesa e Morata, e ogni tanto sembrava un 4-3-3 con Dybala falso 9, non si è proprio capito troppo, c'è stata ancora un po' di confusione, ed è per quello che vi dico, è un bene tornare a fare delle partite in cui porti a casa 3 punti, anche se davvero la prestazione ti lascia un po' allibito e ti fa preoccupare. Anche oggi benissimo risultato, non bene come ci siamo arrivati, ma ribadisco, non è un giocare bene, giocare male, che voglio avere il 70% di possesso palla, fare delle triangolazioni, fare degli 1-2 bellissimi, non è quello che mi interessa. È che arrivare davvero al 70esimo, dove non hai mai tirato in porta e mai avresti pensato di poter far gol, un pochino mi fa interrogare sulla volontà e sulla voglia che hanno davvero questi ragazzi. Dato che Allegri anche l'altro giorno parlava di voglia e sullo stesso Rabiot ha detto deve fare di più, non è che può fare di più, basta parlare delle potenzialità, deve fare di più. Perché tanti di questi giocatori non fanno effettivamente di più? Uno che sta facendo di più invece è McKennie, per dire che anche oggi secondo me ha fatto una buona prestazione. Ora, pausa nazionali, ci rilasciamo un attimo, vediamo se intanto se Chiellini e Bonucci vanno in nazionale, dato che sono infortunati, lo stesso che non dovrebbe andarci, non lo so, oggi contento di portarmi a casa questi 3 punti. Un po' di amaro in bocca ce l'ho, proprio perché mi aspettavo non di giocare come l'altro giorno, ma di dare un minimo di continuità anche solo agli atteggiamenti, era solo questa la mia voglia di oggi. Poi è meglio aver vinto piuttosto che aver giocato con della voglia di aver perso. In questo momento la classifica parlava chiaro e non prendere 3 punti oggi sarebbe stato davvero disastroso.